L'uccello in chiesa. Era d'agosto e un povero uccellino, ferito dalla fionda di un bambino, andò per riposare l'ala offesa a rifugiarsi dentro ad una chiesa. Dalle tendine del confessionale il parroco intravide l'animale, quando una donna, notato l'uccelletto, lo prese al volo, stringendoselo al petto. D'un tratto, un cinguettio ruppe il silenzio. Qualcuno rise tra i fedeli a quel rumore, ma il sacerdote, di tutt'altro umore, interrotta di colpo la sua prece, s'arrampicò sul pulpito e poi fece: «Fratelli, chi ha l'uccello, per favore, vada fuori dal tempio del Signore». I maschi, un po' stupiti a tal parole, lenti e perplessi, alzarono le suole. Ma il prete a quell'errore madornale: «Fermi!» gridò. «Mi sono espresso male. Tornate indietro e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire». A testa bassa, la corona in mano, le donne tutte s'alzarono piano piano. Ma mentre se ne andavano, ecco allora che il parroco gridò: «Sbagliate ancora! Rientrate tutte quante, o figli amate, che io non volevo dire quel che pensate. Ecco quello che ho detto e torno a dire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire, ma mi rivolgo, non ci sia sorpresa, unicamente a chi l'uccello ha preso in chiesa». Finì la frase e nello stesso istante le monache s'alzarono tutte quante. E con il volto pieno di rossore lasciarono la casa del Signore. «Oh Santa Vergine!» esclamò il buon prete, «fatemi la grazia se potete. Convien finire, fratelli peccatori, l'equivoco e la serie degli errori. Allora attenzione, senza fare rumore, bene? E piano piano, esca soltanto chi ha l'uccello in mano». Una fanciulla che col fidanzato s'era nascosta in un angolo appartato, sommessa mormorò col viso smorto: «Che ti dicevo? Hai visto? Se ne è accorto! Via!»